suona la campanella, è l'inizio di un nuovo anno scolastico, ma Messina si porta ancora dietro i problemi del vecchio. Al servizio mense, che non è ripartito e non potrà farlo almeno fino al prossimo gennaio, si aggiunge la preoccupazione per la sicurezza nelle scuole. E i genitori non nascondono i loro timori. Io con i miei figli abbiamo vissuto questa tragedia nel nord Italia con il papà del mio bambino, scusa se mi emoziono, dei miei figli, che appunto è deceduto nel terremoto dell'Emilia Romagna nel 2012. Quindi che vi devo dire? Mi auguro che tutti da oggi in poi riescano a risolvere, a sistemare, a mettere in sicurezza fabbriche, scuole, esatto, case, perché sia fondamentale per i nostri figli e per tutto, per vivere almeno una società, diciamo, non dico sicura, ma almeno un po' di tranquillità, veramente non dispiace. Messina, che è una zona ad alto rischio sismico, dovrebbe essere più tenuta in considerazione. In realtà non lo è. Infatti le scuole sono tutte fatiscenti, tranne qualche istituto privato, ma in linea di massima la situazione non è delle migliori. Noi mamme cerchiamo di tenerle in una palla di vetro, quindi se ci fosse più protezione nella scuola sarebbe una cosa giusta. Circa un anno fa la Direzione Territoriale del Lavoro ha avviato uno screening sullo stato di salute di tutte le scuole cittadine. Sul campione esaminato finora nessun plesso è stato promosso a pieni voti. Ecco quali sono gli interventi che i dirigenti scolastici, insieme al comune proprietario, devono eseguire. Alle varie scuole che voi appunto in cui effettuate sopralluoghi appunto controllate in che stato sono, inviate un elenco di interventi che bisogna fare subito, quindi che riguardano appunto, possono riguardare controsoffitti, situazioni più o meno critiche. A quel punto la scuola cosa è obbligata a fare? Tu come dirigente scolastico, se devi mettere un nastrino, se devi chiudere una porzione di un cantinato, di un semicantinato, di un'aula, lo devi fare perché è a rischio. Fai le verifiche, completi questi accertamenti per verificare se ci sono situazioni che si possono innescare di pericolo per gli utenti e immediatamente fai quei lavori che l'ispettorato del lavoro ti ha ordinato di fare, quindi può servire anche all'ente proprietario rappresentare all'ente politico che quelle somme vanno trovate perché sono importanti.